L'altra grande operazione dell'ottimo governo D'Alema fu la guerra in ex Jugoslavia. Dopo 50 anni siamo entrati in guerra aggredendo uno Stato sovrano in violazione del diritto internazionale contro il parere dell'ONU per ordine della NATO, raccontandoci che non era vero, raccontandoci che noi non bombardavamo, mentre noi bombardavamo come tutti gli altri, come gli americani e come gli inglesi. Dopodiché, dopo questo trionfo, D'Alema perse le elezioni regionali e fu costretto a lasciare il posto a Giuliano Amato, che ha sempre le funzioni del becchino. Lui arriva alla fine della legislatura e seppellisce il cadavere, riconsegnando il paese nelle mani di Berlusconi. Questo è il suo ruolo. È lo stercorario, è il appallottola solleva, arriva l'altro e schiaccia. Questa è la sua funzione. La volta dopo è successa la stessa cosa. Prodi ha di nuovo vinto le elezioni. Hanno cercato di fargliele perdere fino all'ultimo i suoi alleati. Ricorderete una campagna elettorale costellata di telefonate di D'Alema e Fassino, beccati a scalare una banca con Giovanni Consorte. Non contenti di avergli dato la Telecom, adesso gli stavano procacciando anche la Banca Nazionale del Lavoro, no? Perché uno che aveva così ben meritato una volta andava premiato, e quindi gli hanno cercato di regalare anche la BNL, e avevano anche pensato bene di farsi beccare in piena campagna elettorale. Quella campagna elettorale Prodi partiva da un 15 punti di vantaggio. A novembre-dicembre del 2005 Prodi aveva 14 punti di vantaggio su Berlusconi. Berlusconi era un uomo disperato, era finito, sembrava. Dopodiché furono beccati a scalare le banche, cominciarono a attaccare forsennatamente la Forleo. Uscirono le loro telefonate, anche perché stiamo parlando di giganti della politica, mica parliamo di pirla qualsiasi. D'Alema è un uomo di un'intelligenza diabolica. Pensate che quando ha scoperto che Consorte aveva il telefono sotto controllo, l'ha subito avvertito. E come l'ha avvertito? Telefonandogli sul cellulare intercettato. Una mossa da volpe del deserto proprio, no? Così le telefonate sono uscite in campagna elettorale. Gli elettori del centro-sinistra, che diversamente da quelli del centro-destra ancora si impressionano parecchio quando vedono certe cose, quegli altri non più, ormai gli si può dire anche che qualunque cosa ci va bene, non importa, per così poco, no? Dico, da questa parte c'è ancora. Quindi molti si depressero ed evitarono di andare a votare, altri decisero di andare a votare per l'originale anziché per le brutte copie, no? Perché poi alla fine uno preferisce sempre l'originale. Quindi Berlusconi recuperò quei 12-13 punti ed arrivò a un'incollatura da Prodi, che però vinse le elezioni. A questo punto si creava un problema, un secondo governo Prodi. Come mandarlo a casa? La volta prima se ne erano occupati D'Alema e Bertinotti, stavolta, in nome del cambiamento e anche dell'alternanza, Mastella e Veltroni. Una joint venture di cervelli, anche questa. Veltroni viene nominato, di fatto viene nominato segretario del PD perché D'Alema e Fassino non possono più mettere il naso fuori, c'erano le telefonate su tutti i giornali. È vero che la gente dimentica, ma insomma erano proprio sui giornali di quei giorni lì, quindi insomma bisognava aspettare qualche mese per far dimenticare anche quelle, quindi D'Alema e Fassino andarono da Veltroni, che ormai era emarginato dal partito. Veltroni era sindaco di Roma, non metteva più piede al botteghino da anni, era considerato un esterno ormai. Andarono da Veltroni e gli dissero: guarda, vai avanti te, perché qui marca male, sono uscite le telefonate, sai com'è, i nostri non capiscono, purtroppo abbiamo degli elettori meglio di noi. È una tragedia, per questa classe dirigente del centro-sinistra avere degli elettori molto migliori, perché questi vorrebbero fare come Berlusconi, ma la gente non glielo permette, ogni volta li ferma. Vorrebbero tanto
portare Craxi al posto di Berlinguer. La gente non li vuole, non li capisce. Sono degli incompresi. E la gente continua a parlare di questione, loro cercano in tutti i modi di farglielo capire che la questione morale non porta soldi, eccetera. La gente non li capisce. E quindi che cosa fanno? Danno il partito a Veltroni, no? Dice, tienilo in prestito d'uso te per qualche tempo, poi quando meno te l'aspetti, appena la gente si è dimenticata delle nostre telefonate, ti fottiamo e te lo portiamo via. Veltroni prende in mano il partito, fanno delle primarie finte ovviamente, prende 3 milioni e mezzo di voti, segno che comunque c'erano 3 milioni e mezzo di persone che erano andate lì a mettere la croce sul suo nome, anche se non c'erano praticamente rivali, gli hanno messo Enrico Letta contro, quindi mettevano un paracarro, prendeva più voti. Cioè, conoscete qualcuno che voterebbe Enrico Letta come leader del centro-sinistra? Cioè, uno sano di mente credo di no, cioè, uno dovrebbe dire ma chi è Enrico Letta? Il nipote di quello vero? Esatto, è il nipote di Gianni, più anziano di Gianni, però è un caso stranissimo. Gianni ha un nipote molto più anziano di lui. Quindi Veltroni prende 3 milioni e mezzo di voti, il governo Prodi miracolosamente non è caduto, si regge su quei 2,5 voti al Senato, ricordate, no? C'erano sempre 2 voti più Mastella, che valeva mezzo perché a giorni pari era col centro-sinistra, a giorni dispari era col centro-destra, quindi bisognava far passare le leggi nei giorni giusti, e quando sembrava fatta e arrivava una stampella della Montalcini all'ultimo momento a salvare sti poveri disgraziati, quindi la missione di qualunque persona con la testa sul collo che prendesse in mano il Partito Democratico era quella di salvaguardare prima di tutto la sopravvivenza del governo. Anche perché il governo Prodi era stato costretto a risanare la finanza pubblica sfasciata dal centrodestra nei 5 anni precedenti, e quindi Padoa-Schioppa aveva dovuto fare la prima legge finanziaria, che era una cura da cavallo, perché sennò ci sbattevano fuori dall'Europa. La seconda finanziaria era una finanziaria molto blanda, c'erano dei tesoretti recuperati con la lotta all'evasione fiscale, era pronta la restituzione di un po' di soldi ai ceti meno abbienti, e quindi con quello, fallite le spallate che Berlusconi aveva annunciato, in arrivo la restituzione di un po' di soldi con un po' di politica sociale, il governo rischiava di diventare di nuovo un po' popolare e magari, passata la convinzione di poterlo buttare giù subito, anche nel centrodestra si sarebbero domandati quale strategia per un'opposizione che comunque poteva durare anche 5 anni. Quindi questo era quello che avrebbe fatto qualunque politico sano di mente, con la testa sul collo, una volta nominato segretario del PD. Con un vantaggio in più, era il periodo in cui Berlusconi, visto che aveva fallito 16 o 17 spallate consecutive al governo Prodi, veniva messo pesantemente in discussione dal centrodestra, dai suoi alleati del centrodestra. Convocava riunioni a Palazzo Grazioli, non ci andava nessuno, a parte la Dario.